Topografi che lavoravano a conto dell'impresa o dell'amministrazione provinciale assicurarono che tutti gli alberi che avevano una certa età nella zona, quelli più vecchi sono i miei, dovevano essere salvaguardati per essere reimpiantati. Sì. Dissero a me che quando finiranno le loro operazioni di presa visione dello stato del luogo, cosa in opera dei picchetti di delimitazione delle aree interessate, e dissero: guardate, verrà l'ispettorato provinciale dell'agricoltura dove apporrà un marchio o diciamo un colore o una targhetta dove diranno a noi: vedete, questi sono da reimpiantare, perché lì mi sembra che nella mia proprietà sono circa una decina di alberi, ed è peccato. Considerato, gli dissi e vi dico che io a 150 metri ce li ha marchiati, allora io scusi, facendo finta di non capire, li ho marchiati con del colore rosso. Oggi ho preso del colore bianco perché vorrei non dire. Io a 150-200 metri c'ho un uliveto, gli disse allora, e se ha messo di soldi gli ribadirò, che li potiamo, ci facciamo una,
No, li podiamo, gli facciamo una rimonda, lasciamo una serie di rami affinché possano di nuovo riprendersi e li trasportiamo con un idoneo mezzo di campagna che è di mia proprietà, Ma che non sembra un sarà. debito però, perché adesso non sembra pianta, lo sai. Sì, però c'è una cosa, presumo che le c'è zone dove può esserci, essendo 150 metri lo stesso comune e la stessa proprietà. Oh, certo. No, a un Allora, chilometro io coprono le vorrei spese, che la loro ditta. mi dicessero, sono questi. Io chiamo gli rimondatori che lavorano tutto l'anno con me, perché venni io con il rimondatore, disse, dottore, non conviene adesso perché ci può essere una buona germogliatura ed è peccato che andiamo a fare, È di frutti, fruttificazione, perché stanno in no, diamo fiore, fastidio agli stanno alberi, dice, non giusto. bisogna toccarli. Bravo. Cioè, secondo me, quando sarà il tempo, mo, siccome ho visto qui che hanno fatto uno scempio, Sì, che questi si potevano salvare, sì. anche se sono, come si dice, alberi dei 50 anni, dei 60 anni, però loro non hanno idea di che cosa vuol dire avere un albero di oliva dei Allora 50 50 ce l'hanno 100, ma anni. Che lì c'è la storia non dei vuol nonni, dei dire. bisnonni. Se quindi allo stato Scusi, attuale ma... sarebbe disponibile a ricevere gli alberi nel proprio terreno. No, io li devo rimpiantare, perché voi per legge non bisogna, Scusi, essendo posso fare una secolari. domanda? Ma Prego. quando sono venuti a dire questa cosa? Questi sono venuti a ridosso tra dicembre e gennaio, tanto è vero che dissi, ma più o meno i lavori o novembre-gennaio, diciamo. Novembre-gennaio, e peccato che non ho trovato la cartella. Vabbè, a cavallo della fine E dell'anno poi dissi, lo ma più o appuriamo. meno quando dovranno iniziare i lavori, disse, dottore, dopo Pasqua. Poi mi sono informato nel tratto con il fatto che le province hanno un problema di assestamento politico-amministrativo. Allora, secondo me, mi sarebbe piaciuto che con la stessa solerzia che sono venuto, no? Fosse arrivata una lettera, non mi è arrivato Non niente. quindi non vi hanno avvisati, non vi hanno No, no, avvisati. no, no, niente, Cioè, niente, vi siete niente. trovati così Sì, gli io alberi per forza. segnati senza sapere. I segnati non lo Tutte so, queste informazioni. Un'altra cosa. Quando Vedo, sono vedo. tutte queste informazioni, queste comunicazioni sono avvenute via per via orale, diciamo, no? Sì, Verbale soltanto. io la mappatura degli alberi interessati allo sradicamento e/o riempianto non ce l'ho. L'atto di esproprio l'ha ricevuto? Sì, aspetti, poi E un'altra cosa. gli hanno pagato? Niente. Niente. Gli hanno detto quando? Niente. Disse pure, disse, ma scusa, più o meno per avere, dico, un'idea di quando arriveranno i soldi. No, dice, i soldi sono, dico, ma l'esproprio è stato finanziato ed approvato. Dice, no, dice, è logico. Il responsabile del procedimento è R più una R responsabile P procedimento dell'opera, l'RPO, L'RPO, dice non poteva che sarà il dirigente provinciale, no? no, sì, però poi delega qualcuno, Sì. non poteva mettere al bando l'appalto se tutte le operazioni dall'esproprio e relative somme Non fossero sino. state prima Dice, la finanziate. variabile dipendente era che adesso stiamo prendendo i metri quadri esatti divisi per proprietà, foglio e particelle di quanto gli dovrebbero arrivare. Sì. Cioè lei è un'azienda La fanno agricola nei a titolo conti. principale, dico no, altrimenti il prezzo si raddoppia. Noi non abbiamo, Tutto a io posto. non abbiamo, non ho visto niente più. Quindi sostanzialmente ieri sono venuti senza avvisare i proprietari, perché il proprietario ieri dichiarava che non era stato avvisato il proprietario di L'altro questo ieri. Rizzo fondo, è quello, Rizzo. l'altro ieri, sì, Rizzo. Quindi dichiarava che non era stato avvisato, quindi nemmeno a lei l'hanno avvisata. Io non ho nessun Non avviso sa, non sa quindi quando dell'inizio dei verranno, lavori. non sa quando verranno. Abbiamo visto, abbiamo appurato pure che manca il cartello dei lavori Ah, e un'altra cosa, quindi... per tutti i lavori, la prima cosa la Sì, dice è la obbligatorio, legge. è obbligatorio. E poi Inizio e fine dei lavori. tutti coloro che Non c'è dicono, un cartello di no, cantiere tutti lì. coloro che Niente, dicono che infatti. sono dipendenti, legali rappresentanti, direttori, devono Niente, avere il niente. cartellino in base all'8108, per un decreto che No, no, regolamentarizza no, no. tutta la Andiamo sicurezza, avanti. eccetera. Successive modifiche. Vabbè, Io mi comunque sono venuto lì si chiama perché testo unico sulla sicurezza del lavoro, sì, nel aprile viene 2008, aprile 2008, ex 591 e 494 senza fare disquisizioni di norme, no, le capiamo queste cose, però è importante, no, è importante no, anche, come dire, mettere su nero su bianco questa cosa. L'altro ieri siamo venuti e abbiamo trovato questa gente che stava espiantando gli ulivi, che ci hanno soltanto mostrato
No, è uno di noi. Sì, ci sono soltanto mostrato una paginetta dell'autorizzazione. L'autorizzazione della Regione Puglia, se non sbaglio, è di settembre, e diceva che le piante devono essere 25 marzo, ha ragione. E erano 210 alberi da espiantare. Poi si raccomandava a chi seguiva i lavori di distruggere le piante sulla base della normativa contro la xylella, le linee guida sulla xylella codiro. Quindi stanno espiantando per un rondò, ma distruggendo le piante sulla base dell'emergenza xylella. Ma qui comunque vi sono mai arrivate analisi di laboratorio in cui dimostrano che questi animali sono malati? No. Ma la forestale stessa ha detto, ha escluso, qua non ma si vede se è bravo. Allora, il generale Silenzi ha dichiarato agli amministratori comunali di Trebuzzi. Che Trebuzzi non c'è in una. In una riunione presso l'aula consigliare, che io e tanti come me abbiamo partecipato, disse fortunatamente a valle della ricognizione che abbiamo fatto insieme al sindaco, all'assessore Florio e al presidente dell'ARIF, onorevole Giuseppe Torino, fortunatamente nell'agro di Trebuzzi non abbiamo trovato il minimo che possa portarci ad avere dei dubbi. Agro di Trebuzzi. Poi, per esperienza, i migliori tecnici sono i contadini. Bello di cui quando io quando io e tanti altri imprenditori agricoli che abbiamo più di 1000 piante, di 2000 piante, diamo al lavoro a decine di famiglie, fornitori, eccetera, eccetera, dal gasolio alle giornate dell'Inter, portai gli esperti della rimonda e quelli che capiscono della qualità, quantità degli olivi. Disse, dottor, qua, grazie a Dio, sta a posto. Dico, non vediamo se facciamo una rimonda. Ma che cosa sta dicendo? Che lei quest'anno avrà dei frutti. Se voi andate... Posso fare una domanda? Quanti anni hanno i suoi alberi? No, ma ci andiamo insieme. Questi? Sono più di un secolo. Scusi. Io non sono nato contadino e proprietario terriero, io ero un dirigente all'Enel, però la passione mi portò a dare questa azienda agricola, anche perché il papà di mia moglie aveva pure un trattorio oleario. Mi hanno insegnato gli esperti che l'età di una pianta si misura anche dal diametro. Quello con le braccia non lo chiude. Per essere secolare deve avere un'altra cosa, ma quanti sono gli alberi secolari che ha lei? Allora, tutti. Diametro 70. Tutti. E quanti lo sono? Allora, 10 o 16. Allora, gli alberi di questo appezzamento sono 64, dai 60 ai 65. Del suo appezzamento. E quanti sono interessati? Loro mi dissero dai 10 ai 15. In realtà poi sono diventati 64. No. Ecco. Chiariamo. No, per quello stiamo chiedendo. Loro hanno detto, lei nella sfortuna è fortunato che siccome non sta all'angolo, lo sforiamo, perché in mezzo agli alberi che toglieranno dalla mia... dal mio terreno, e quelli a fianco a me verranno rondò, Naiola. Allora dice a lei, dice, dottore, dipende poi dagli aspetti topografici, diciamo dai 10 ai 15, dico vabbè, subito 65, 50, ti dispiace sempre. Ti dispiace sempre, sì. Però disse, vedete che per quanto riguarda il vostro appezzamento, essendo secolari, quelli devono essere salvati. Ha detto, guardate, io ho l'appezzamento di Uliveto a 150 metri, superiamo l'incrocio, a 150 metri c'è una, dico, al limite possiamo andare a Novoli, questa strada, quindi qui a Carmiano. E loro cosa hanno risposto? Sì, verrà l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e vedrà in seguito alle nostre segnalazioni il preciso numero di piante. La verità è che se ne possiamo salvare qualcuno, la salviamo. Altrimenti, dico, voi, se mi avvisate con congruo anticipo, verrò con il mio personale. Io non voglio fare aggravare. Sì, certo. Perché c'è tutta una tecnica per togliere.
bisogna aiutare intorno al terreno, poi aspettare. Allora bisogna prima rimontare la pianta e portarla a 8, 9, 10 steli affinché una volta poi riempiantata incomincino. È come un bambino che anni fa. Il tempo tra, come lei sta dicendo, e quanto ci vuole poi per esportarla e ripiantarla? Il tempo giusto perché la pianta 3-4 giorni, 3-4 giorni. Però l'importante è che quando tu fai le operazioni, qui si fa un programma cronologico di numero di piante 10, se c'è tentazione di salvare o di tempo minimo per le schianze di una pianta, fase 1, fase 2, ne fai ogni giorno, fase 3, fase, l'importante è che quando tu repari le buche e incomincia a metterla, tacchi, mi hanno detto, la devi riempire di acqua e dare acqua due volte al giorno, minimo per 3-4 mesi. No, come l'ho fatto e poi mi ha detto che lasciano a secco gli alberi. Scusi, e poi mi ha detto pure questo proprietario, Rizzo, che è un esperto. Ha detto, poi quando sarà che le dovete proprio, una volta tolte, una volta e diciamo prese con mezzi idonei, nel senso che devi mettere la gomma finché nella fase di strappo di trasporto, dice vengo io che ti dico quale radici bisogna lasciare e quale radici bisogna tagliare. Vedi? Oggi per scalmare come l'ho fatto qua. Non hanno Non hanno competenza. Io non sono contro il rotolo, perché poi. Chiaro, le cose. No, ma pure neanche noi ci croce pericolosa. Allora avete aspettato tanto tempo. Però dice 70 metri di diametro. No, 70 metri. Ma non è vero. Ammesso a dei 70 metri. Scusate, come vi chiamate? Carlo, sì. Carlo. Non vogliamo entrare nel merito tecnico, ognuno ha la sua deontologia, se no non ce ne usciamo più. C'era la massima disponibilità. Avete aspettato, questo è da 3 anni, sì. Avete aspettato tanto tempo, sì. Ma che cosa vi sarebbe costato chiamare i proprietari di sentire, noi fra una settimana Nimo, le piante le dobbiamo togliere. Come facciamo? Risolviamolo insieme. Allora, altro che trasportare, signora, una pianta a Verona, perché si parla già che la stai vendendo. Certo. Sto parlando di 150.000. Se volete vi porto. Andiamo. Le spese sono coperte fino a un chilometro, ce l'hanno detto stamattina. Pure! Un chilometro sono coperte dalla ditta. Allora. E non gli conviene la ditta. Cioè, che ti ma io non la voglio proprio la ditta, me lo faccio con i mezzi miei. Io devo dire la collaborazione. Poi c'è lo spregio. Stamattina c'è un altro ragazzo che è a 100 metri, ha un terreno di 2000 metri quadri, scoperto che ospiterebbe le piante. Io se volete venire, mi mostro l'oliveto. E c'è. Che poi come andrò a sistemarlo, vi dico anche che cosa dobbiamo fare. Ci sono piccoli alberi da frutta che non vegetano e non producono. Li togliamo, mettiamo l'olivo. Di conseguenza nello spazio che è di più di un ettaro c'è anche lo spazio disponibile affinché le piante rimpiantate possono avere la loro vita. Io ce l'hai arrivato qui e ha scoperto cose così che ieri hanno per caso, tagliato. Tanta bagnata, ma io faccio un giro delle cose. Allora, per favore, sensibilizzati pure gli altri tuoi colleghi. Questi alberi non si tagliano, ma sono millenari. Questi alberi sono millenari. No, la verità, gli ambientalisti hanno ottenuto, da quanto ho capito, hanno ottenuto già la sospensione dei lavori. Poi c'è un'altra cosa, quando vennero i signori appaltatore, amministrazione e quant'altro, dissero che per quanto riguarda questi alberi, che sono dai 10 ai 16, no, dovrei essere opportunamente avvisato perché si possono rimpiantare in una campagna mia che sta a 150.000. Allora, se io non fossi stato solerte o fortunato, questi ananuri hanno tagliato alberi millenari, perché tu, quelli hanno un diametro di 2 metri, 2 metri e 20, con la natura che si è divertita con vento, venite per favore, venite.
Va bene, ciao, ciao. Capite che questo è l'avvocato mio, l'avvocato lei, a giudizio per favore, vieni. Bravi, bravi, se lo dovete citare, dovete dire che il dottor Rampino, come semanaggio, si cautelerà attraverso il sollecare l'avvocato Renna. Premesso che io sono d'accordo alla costruzione della nuova arteria stradale. Quando sono venuti i tecnici, composti da rappresentanti dell'appaltatore, rappresentanti dell'amministrazione provinciale, c'erano pure dei topografi, noi siamo stati consenzienti e abbiamo apposto la firma per i rispettivi fondi di appartenenza. Ci tranquillizzarono che i pagamenti dovevano avvenire prima dell'inizio dei lavori, in quanto erano stati già messi nel conto. Secondo, per quanto riguarda gli alberi di una certa età, doveva venire l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per segnarli concordemente con loro e poi il proprietario veniva avvisato per quanto riguarda il reimpianto delle piante. Siccome questi sono alberi che già si vedono che sono centenari, no? Io ho un appezzamento, io li vedo, a 150 metri da questa zona, che può ospitare il numero di piante, loro dissero dai 10 ai 15 alberi, no? Che dovranno essere spiantati. Premesso i lavori che li facciano, ma che li facciano rispettando tutta una serie, no? Certo. Di crismi, tra certo. Cui la salvaguardia di questi alberi. Che se non dovessi essere soddisfatto con le buone maniere e attraverso anche il vostro, diciamo, operare, mi dovrei rivolgere attraverso un legale di fiducia che per me è l'avvocato Renna di Dovessi. Io per me ho finito. Alberi millenari. Vabbè, diciamo che quando? Allora, no, allora, ma pure io, però dovevano dire sì, dobbiamo sì. Iniziare vabbè, domani. Ma queste sono roba che erano nella stare. No! Sì, è in un manno bisale. Può dire un dottore a due quelli per tagliare. Ma il proprietario? No, pure, sì. Ed egli ha avuto già l'eradicazione? In un'altra zona, sì. In un'altra zona, ma ha avuto l'eradicazione? No, almeno non ce l'ho fatto, perché questi sì. Allora, quando vennero l'altra volta tutti, perché anche come si sia al di là di questi che poi sono monumenti. Allora, segni, segni, no? Tutti stiamo facendo, ci sono bravi. Ci sono le lavori parti voi stessi. Ci sono, se ne frega. No, noi te pagano 2,50 euro. Quando te pagano? A 2 euro. Ti ha avuto i soldi? No, zero. Allora. E allora, sono presi gli alberi. Allora, gli stessi tecnici assicurarono i proprietari, sì, interessati. Sì, all'inizio così era. Dicendo: ci sono delle piante che essendo giovani potremmo anche non farveli rimpiantare. Queste, su 216 circa, queste sono da salvaguardare perché sono piante secolari. Monumentali. Esatto. E abbiamo visto come le hanno trattate. A parte il fatto che queste sono cose per l'eradicazione, per l'utile, veramente se quelli denunzi. Cosa ne fare pure a tempo giusto? Mo questi, perché sono, la stagione sono, non è che sia tanto, no, adatta. C'è tutta una tecnica anche per... Certo. Questi sono mo in hanno finito di vegetare, no? No, la fioritura, e mo incominciano ad esprimersi. Certo. Certo. Mio padre diceva, un nonno mio diceva, De Sant'Antoni, no? De San Giovanni te ne vieni colore, San Giovanni te ne vieni colore ranne, quando l'olivo si incomincia a esprimere, a essere più grosso del chicco di pepe, mi spiego. No, anche quelli giovani sono, sì, in più una vitalità che producono. Ma poi no. Ma se ci sono persone che vogliono ospitare queste piante, c'è un ragazzo stamattina a 300 metri ma da io qui. Tengo i larghi in solo fondo mio, oppure allora, cristiani. Signora, ma se ci allora, sono le persone che ospitano. Che vi mostro dove. Andiamo. Ma dove stanno questi qua? Oh, mo ce se ne sono usciti, che ognuno hanno fermato. Ieri, noi da ieri che stiamo qui. Stanno persi. E c'è bolliano questi qua, quelle bolliano. Noi dalle 6 di questa mattina siamo. Di là ma mica hanno finito, c'è ancora da tirare da sotto. Allora, non dare le radici, no? Certo. Da questa parte di mio cognato, dall'altra parte di mio. Di questa terra, dove? Dovremmo entrare di qua, un trattore, piano piano, guardiamo, quello non li vedo.
so già dove lo devo mettere l'albero. Uno qua, vieni qua. Ah, qua è un capolavoro. Uno qua. Negli ostalberi. Mi spiego? Sì. Questo è tutto mio. E c'è lo spazio, perché poi c'è un albero di noce e lo tolgo, perché è infruttifero. Poi c'è un albero di fighe e lo tolgo. Non parliamo di secolarità, sono le tipiche piante di che spettacolo. Il posto si presta perfettamente. Come no, stiamo scherzando. Siamo nello stesso ambiente. Sì. L'humus è uguale. Guarda quanto lavoro, quanto prodotto c'è già. Quindi quegli alberi qua dovrebbero essere impiantati. Lei aveva pattuito verbalmente, oralmente? Sì, loro dissero: guardate, quello che stiamo segnando noi ha un valore relativo, bisogna certificarlo da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che verrà. Io poi da quel momento in poi ho solamente presenziato, poi non ho saputo niente più. Questo è ancora più vicino. Si sente di qua, piano piano. Sarebbe un terreno che si presta perfettamente al rimpianto di questi ulivi millenari. Qua c'è pure più spazio. Pure questo in vegetazione. Qua se ne potrebbe mettere uno. Questo è pure mio. Sono le due sorelle mie che non sono signorine che gestiscono. Qua così, tra uno e l'altro c'è l'altro spazio. Io posso aggiustare. Cioè, appunto, lei potrebbe risolvere ma questa brutalità nell'aver tagliato senza preavviso è qualcosa di quasi sconvolgente. Eh sì, no, loro siccome hanno firmato, hanno avuto la firma da parte nostra per l'assenso, si sentono proprietari. Di fatto lo sono diventati, no? Non siamo andati da nessun paio, la verità. Perché poi non lo so se il passaggio di proprietà avviene tramite atto pubblico oppure la legge sull'esproprio prevede che con l'assenso. È abbastanza facile, ma. Questi sono piante, queste piante che sono giovani, allora mo vi dico io, sono piante dei 60 anni, io avevo 7-8 anni, 55 anni questi. Se l'impresa agricola è a titolo principale, si va a 50 metro quadro, incredibile! C'è cioè, stato un arrivo secolare, valutato 7.000 euro! Siamo nella sud, nella catena non per pugnare. Signora, io i lavori sino a venerdì. Appunto, per capire che cosa succede poi venerdì. Ma non bloccata così tutta cosa? Però qui, da qui. Non si sta capisce poi da bene. Ma c'è una macchina, donna e scelta. Vai, su. Oh, lui, sì. La roba mia, non è roba tua. Io non lascio mai il bisogno della roba degli altri. Un uomo l'ho fatto per l'ungozio e il rugginoso. Vide il fratello tornare dai campi luminosi e domandò curioso. Fratello, dallo stesso in cui te l'ho fatta, dallo stesso acciaio. Io sono pieno di ruggine e tu sei qui chiaro. Come mai ti sei fatto così? Il lavoro è male. Se io lo faccio, che ti ha 50 anni, pigli la pensione, e ti accasci sopra la villa, e ti embriaghi del birra, e dentro lo trovi per un fraggio. No? Se, all'età mia, avevo 81 anni, a giù facciare, non dà la canetta, aggiù stesse parole, per i figli. E la moglie. Immagino. Mostra il bisogno. Perché no? Lavora più. Certo. Io tu sai, io le campagne mie le porto tutte a sud.
Ah, Vittorio è una brava persona. Sì, si vede. Deve raccogliere le uline. È una brava persona, è un maestro. Dalla tua esperienza. Tanto è vero che lui ieri disse a me, quando dovete eseguire le operazioni di pianto, vengo io e vi dico anche quali radici bisogna lasciare e quali radici bisogna togliere. Le radici grosse tutte me le aspettate, all'indomani di le dicevo. Le radici quando grosse bisogna tagliare, ripiantare quelle grosse, quelle così le devi tutte tagliare là, faccio così. E le devo rimanere quelle piccole, quelle piccole. I filamenti devi dare. I filamenti, perché quelle sono capoli. Sì, ma quelle si estivano subito, no? Si estivano subito. Ma forse perché non sono hanno bloccato i lavori. Hanno bloccato i lavori sino a venerdì. Senta, ci dica una sua impressione, questa. Ai suoi tempi avrebbero mai tagliato questi alberi così? Ma io tengo da questo, tengo a tagliare non più che non. Mai. Poi la lebbia, la zitella e la sposella. Ma va. Ma qui su questi alberi, specialmente questi, ci sono generazioni di vite vissute. Appunto, no? Che hanno lasciato tutto pur di avere l'olio. Certo. Pur di avere l'olio, sia se erano produttori a conto terzi e sia se erano produttori per le proprie famiglie, come c'era un amore per la caratteristica del Salento, del Meridione, che avevi 50-60 piante per farti poi, come si suol dire, tra virgolette, la provvigione. Poi sempre sta violentano l'identità nostra. Vuole lasciare un messaggio ai giovani? Sto facendo dei documentari sul mondo degli antichi. Questo è una cosa, non ce ne so. Devi supplicare la gioventù a ritornare alle origini, alla campagna. Vanno a Chiapuzze. A Chiapuzze proprio non si è di chiedo le sapaglie. Sì. Voi girate nei dintorni di a Spinzano la Madonopera c'è anche. Ma non troppo. C'è la differenza. Poi il povero di quello spinzanese, lo più giovane, 70 anni di anno. No, non è vero, signore. E dove c'è? A Turcialuno, 50enni e 40 anni. A Turcialuno c'è del più giovane. Io vorrei più giovane. Sono ancora più giovane. Sì. Però là pure sono state abbandonate prima per la presenza della Cerano, della centrale, quindi poi c'è un'altra poi questo questione. Governo che hanno passato non ha dato i soldi come Stefano Guarino. E allora non hanno piantato niente. Non hanno riappiattato le vigne del nord. E altri nori e buonanotte. L'uvino del qua è ci ha dato. Certo. Ma non è mo' l'uvino, quello sta già. Il migliore produttore di vino. A tu sta già. Caggia sulle incede, lavate. Certo. Acqua muta, fritta. Acqua di limone sulle naturali. Abbiamo e ci hanno distrutto la coltivazione di tabacco, no? Ci hanno parlato di tabacco e ce l'hanno fatto. E hanno fumato il tabacco, con lo ciccalo verde l'hanno messo tra le macchinaggi, quello naturale, quello si altera, perché non è naturale. Mutiniamo il clima, la terra, lo sole, tutto. E io veramente, altro che li vagnoni nuisci, che si emigrano, non hanno potuto emigrare dalla tipezza. L'amore per la terra non c'è niente. Ma io dico quando. Non ci sta battendo, non ne sta scusa, ti tolgo. Non ci stiamo battendo da forse quasi due mesi, notte e giorno, per difendere l'albero di qui in che stanno già lo circolo e si sta ubriaca. Mi spiego se li sta frega, questa è la realtà. Però lo facciamo con orgoglio e che grazie che ogni tanto, grazie come a signoria che stanno avvicinati, dice siamo con noi. E veramente con tanto lodevole di onore che veramente ci sta date forza, perché noi io non detengo terra, no? Però l'albero lo difendo, l'amo tutto. Io me lo sento proprio un taglio di alberi che hanno fatto quel danno, questa è stata una violenza inaudita. È stata una violenza inaudita e la devono pagare, però. Altro caso. Ma quindi l'ho fatto per lo rondò. Spiegaci che lui tu non sa come è uscita la cosa. Lo rondò a quali? L'hanno muerti migliaia di cristiani. Sì, è utile, nessuno dice che nessuno mette in dubbio. E accendono. Ma gli abbiamo detto che l'avrebbero trapiantati.
caliano caliano e ricavo io un maggio quando tutta la parte la troppa che sta pagliava e cosa non lo casiano di piantare. Ah no, però adesso già acquistano le stagioni di piantare, perché l'altro non sta in vegetazione. Questo periodo si ritorna. La pianta si pianta quando sta addormentata. Certo, o in autunno o in primavera. In estate ormai non si ritorna. Aspetta, come mai? No, ma non faccia per la malattia, quale malattia? E non faccia altro. Sì, la porto sempre io perché io sono contadino. Dai, è per cosa tua. E l'hanno tutti chiamato. Certo. Ma tuo figlio non ha pagato per l'esproprio? No, vuole un pagato. Sapete quanto da per 2,50 metri quadro. I vivi e i morti. È vergognoso. Cioè, sulla pelle dei cristiani. Perché quando lo... guarda. Ma voi pensate sia una colonia? Siamo colonizzati? Siamo schiavizzati? Cosa si può dire? Siamo considerati? Nulla, non siamo nulla. Non facciamo manco numero. Non facciamo numero. Come comitato, noi siamo il comitato contro l'eradicazione dei bovini. Li possiamo mettere a disposizione gratuitamente, illegale. Io sono tecnico agrario. Fate le consulenze. Servono. Tutto, ognuno fa il suo. Se ci fai avere la carta dove c'è la scritta. Ognuno la fa il suo. Li sistemiamo noi per le feste. La provincia, la regione, tutte le compagnie belle. Là il responsabile del provvedimento è l'ingegnere Bardoscia, con il quale possiamo andare a parlare tra l'altro. Thank you.